Ciao, sono Francesco, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un cupcake al cioccolato, però con qualche piccola variante. Proviamo a mettere farina da dolci e farina 00 per vedere un po' che tipo di consistenza viene. Avremo bisogno di una telecamera mobile, quindi useremo il mio iPhone perché andremo direttamente ai fornelli. Come prima cosa vi consiglio di assicurarvi che tutti gli ingredienti siano a temperatura ambiente. Misuriamoli tutti quanti, sono tutti già premisurati, quindi non c'è bisogno di correre avanti e indietro nella dispensa. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi, foderiamo una teglia da muffin con i pirottini di carta, la mettiamo da parte e cominciamo. In una ciotola combiniamo la polvere di cacao e l'acqua bollente e mescoliamo bene fino ad ottenere una pasta liscia e omogenea. In un'altra ciotola combiniamo gli ingredienti asciutti, ossia la farina, le due farine, il bicarbonato, il lievito per dolci e due bei pizziconi di sale, e con l'aiuto di una frusta a mano metallica ci assicuriamo che tutti quanti gli ingredienti siano miscelati e che non ci siano grumi nella farina o negli altri componenti. Eccoci con la telecamera mobile a fuoco medio. Sciogliamo in un pentolino lo zucchero e il burro. Una volta sciolto il burro e lo zucchero a fuoco medio, versiamo il composto nella nostra ciotola e con l'aiuto della frusta a filo misceliamo il composto fino a che questo diventi a temperatura ambiente, quindi 4-6 minuti. Una volta che il composto si è raffreddato, aggiungiamo le uova, una alla volta, e mescoliamo bene prima di aggiungere quella successiva. Ricordiamoci anche di raschiare di tanto in tanto i bordi della ciotola, sempre per assicurarci che tutti quanti gli ingredienti risultino ben amalgamati tra di loro. E poi chiaramente continuiamo. Aggiungiamo l'estratto naturale di vaniglia, che darà un aroma molto molto buono ai nostri cupcake. E poi aggiungiamo la mistura di acqua bollente e cioccolato amaro che abbiamo messo da parte. In questo caso ci aiutiamo con una spatola, visto che il composto magari si può essere anche asciugato. Lo aggiungiamo e lasciamo chiaramente che si mescoli bene. Ora ci prepariamo alla parte più delicata di questo processo. Riduciamo la velocità del mixer a lenta, velocità 1, e aggiungiamo il composto di farina e la panna da cucina in due tempi. Un'aggiunta di farina, un'aggiunta di panna e il resto della farina. Il segreto è lavorare la miscela il meno possibile per fare in modo appunto che il dolce risulti più morbido. Cominciamo con la prima aggiunta di farina. Facciamo seguire tutta la panna da cucina. E infine il resto della farina. Con l'aiuto di un attrezzo da gelataio per fare le palline, raccogliamo esattamente una pallina di impasto e la lasciamo cadere nel proprio alveolo. In questo modo otterremo l'esatta quantità di impasto per cuocere i cupcake in maniera uniforme. I cupcake sono pronti per essere infornati a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Visto poi che mi sentivo un po' avventuroso oggi, ho provato, visto che mi era rimasto un po' di impasto, a usarne altri 6 e a mettere all'interno un marshmallow, uno di questi golosissimi spugne di zucchero, chiaramente molto caloriche, però chissà come vengono. Quindi li inforniamo anche questi assieme ai loro fratelli e vediamo come vengono. Fra 20 minuti. Ecco i nostri eroi appena sfornati, sono cresciuti in maniera splendida. Assicuriamoci che siano veramente cotti
con l'aiuto di uno stuzzicadente, l'avevo perso, lo inseriamo al centro di un cupcake e se questo esce pulito, come in questo caso, i cupcake sono cotti. Chiediamoci come sono venuti anche gli altri, ora li vediamo subito. L'esperimento con il marshmallow, sono bellissimi, sono, come dire, quasi scoppiati. Il marshmallow era rosa e bianco, quindi ha queste bellissime striature rosa che onestamente con il cupcake marrone fanno veramente una bella figura. Li lasciamo raffreddare entrambi 5 minuti sulla loro gratella nella teglia, poi li estraiamo con una forchetta, li lasciamo raffreddare completamente e procediamo con il frosting. A dopo! Sbizzarrirsi col frosting in questi cupcake al cioccolato è la parte più divertente. Nella foto vediamo un cupcake con frosting alla vaniglia, quindi addirittura con i semini della bacca di vaniglia, un frosting al cioccolato, un frosting alla banana con striature di cioccolato, quindi un banana split, e non da ultimo una bellissima e molto lucida ganache al cioccolato con pezzettini di granella e di nocciola sopra. Insomma, sbizzarriamoci, è sempre la cosa migliore. Alla prossima volta, ciao!